cosa migliore per chiarire certi pezzi di Chopin è seguire il consiglio che lui stesso dava. Parlo senza pedale. A cui io aggiungo, cercate di non farvi condizionare troppo dall'ascoltarvi, perché è un po' un'arma a doppio taglio, no? Qua attenzione, questa nuova legge sugli abbellimenti sul tempo. Anticipati come potrebbe essere per Mozart, ma sul tempo. Fare questo vi permette di trovare il giusto ritmo per l'esecuzione per mantenere il pezzo nel binario.